Circa 300 migranti sono rimasti feriti a Idomeni in scontri con la polizia macedone. Un mezzo migliaio di profughi ha cercato di sfondare la recinzione al confine con la Grecia e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine di Skopje. Il portavoce del governo greco per la questione delle migrazioni accusa. L'ampio uso di gas lacrimogeni, granate assordanti e persino proiettili di gomma indiscriminatamente in mezzo a donne e bambini e per ore è una pratica deplorevole ed estremamente pericolosa. Noi crediamo che le autorità dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia abbiano bisogno di capire i rischi inerenti ad attaccare in tal modo i rifugiati e i migranti. A Idomeni oltre 12.000 persone sono ferme da settimane dopo la chiusura della cosiddetta rotta balcanica verso il nord dell'Europa. In giornata si era sparsa la voce di una riapertura del passaggio. La smentita ha provocato la delusione della folla e quindi la reazione e gli scontri.